Ancora qualche minuto e saremo pronti. Eccoci. Finalmente. Salve, professore. Salve. Sistemo il telefono in modo che non debba tenerlo in mano. Perfetto, perfetto. Proviamo a fare così. Ok. Un po' laborioso, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Ma sì, alla fine non abbiamo tardato molto. Abbiamo il gratuito sia alle professore che alle persone che ci stanno guardando, che sono in diretta su Instagram. E introduciamo l'argomento di oggi di Stadium, che è appunto l'esempio di inizio al tempo di emergenza del coronavirus. Sentiamo appunto il discorso di interventi appunto di Conte dopo il decreto legge, anche su Instagram, non so se ha visto, magari ci sono molte storie di persone che prendono anche un po' in giro questi famosi interventi di Conte, con uno al giorno e con uno al giorno. Diciamo, tentiamo in questo appuntamento di fare un po' chiarezza nell'immaginario di tutti e di capire un po' effettivamente cosa sta accadendo durante questa emergenza. Entrando in un Entrando in un argomento argomento un po' tecnico, Però, professore, può prima di parlare di vivo e quindi parlare delle norme, degli atti che sono stati adottati in occasione di questa emergenza, parlarci un po' in generale, elencando in maniera semplice, di qual è il quadro normale, diciamo, normativo del nostro paese. È una cosa un po' complessa da fare in pochissimi minuti, mi limiterò a fare proprio Certo. degli accenni per dei tratti veramente essenziali. Il nostro, come tutti gli ordinamenti statali odierni, sono degli ordinamenti molto complessi. Quando parliamo di fonti del diritto, ci riferiamo a quei meccanismi giuridici tali da produrre continuamente norme giuridiche. Se vogliamo essere un po' con una qualche forzatura, diciamo da produrre delle regole che i cittadini sono invitati a rispettare, che regole che disciplinano la nostra vita quotidiana e la rendono possibile in un contesto, come dire, sociale. Se ognuno di noi andasse in macchina a destra o a sinistra come gli pare, inevitabilmente finiremmo con lo schiantarci contro un muro o contro un'altra macchina. Se invece c'è una regola che ci dice che dobbiamo tenere la destra, si riesce a camminare sulla stessa strada senza un numero eccessivo di incidenti. Questo per fare un esempio banale e concreto. Nel nostro ordinamento queste regole sono di vari tipi, tanti tipi diversi, ed hanno anche una forza diversa. In altre parole, una regola costituzionale, la Costituzione è una delle fonti del diritto, ha una forza diversa e maggiore nel caso di specie rispetto ad una legge ordinaria, così come una legge ha una forza maggiore rispetto a un regolamento e via dicendo. Quindi c'è quella che i giuristi chiamano appunto una piramide normativa, in cui al vertice di questa piramide c'è la Costituzione con i suoi principi fondamentali all'interno, che sono in un qualche modo delle norme, come dire, super costituzionali, e sotto queste ci sono le altre norme. E ovviamente, siccome queste altre norme sono in un qualche modo meno forti rispetto a quelle che si trovano sopra, queste norme devono rispettare quelle che si trovano sopra. Se non rispettassero quelle che si trovano sopra, sarebbero delle norme annullabili e quindi in un qualche modo sarebbero vanificate poi dall'attività di un soggetto, classicamente un giudice o la Corte Costituzionale, che li annulla. E quindi è essenziale rispettare le norme che gerarchicamente si trovano sopra le norme di cui stiamo parlando. Ecco, questo è per sommi capi, per dare un'idea del complesso sistema normativo. Poi adesso magari parlando nello specifico delle fonti che sono coinvolte in questa situazione di emergenza legata al coronavirus, avremo modo di parlare nello specifico di alcune di queste fonti. Bene, appunto Bene, scendendo appunto nello specifico, quali sono stati gli atti adottati per questa emergenza? scendendo
Allora, in primo luogo dobbiamo cercare di trarre, di disegnare un quadro normativo. Partiamo da un concetto di carattere generale, il principio di legalità. Secondo nel nostro sistema giuridico, ma così come anche in altri sistemi giuridici, stati democratici, ogni soggetto pubblico può fare solo le cose che è autorizzato a fare da una fonte del diritto precedente, preesistente. Quindi ogni soggetto giuridico è in un qualche modo vincolato a queste norme. E quindi può fare solo quello che queste norme prevedono, altrimenti sarebbe un'azione di tipo illegittimo. Quindi si forma una catena di norme diverse, in cui in un qualche modo ogni anello della catena è strettamente collegato all'anello superiore. Se uno di questi anelli in un qualche modo infrange le regole, chiamiamole così, va via tutto quello che c'è dopo nella catena. Quindi noi dobbiamo partire dal vertice, dalla Costituzione. Nella Costituzione sono previsti dei meccanismi per le situazioni particolari di emergenza? Questa è la prima domanda. Perché ci sono alcuni paesi che hanno esplicitamente previsto in Costituzione dei meccanismi da attivare in periodi particolari, in situazioni di emergenza, e quindi c'è tutta una procedura. Nella nostra Costituzione questo non c'è. Esistono due casi peculiari previsti dall'articolo 77 e dall'articolo 78. L'articolo 78 lo mettiamo subito da parte, non ci interessa, perché riguarda lo stato di guerra. Ora, ovviamente i giornali parlano di guerra al virus, eccetera, si fa molta retorica di tipo bellico, ma chiaramente non è una guerra da un punto di vista giuridico. E quindi l'articolo 78 non ci interessa. Ci interessa l'articolo 77, perché l'articolo 77 prevede i decreti legge, che sono delle fonti del diritto che si trovano in un gradino immediatamente più in basso rispetto alla Costituzione, hanno la stessa forza di una legge, che possono essere approvate dal governo ed emanate dal Presidente della Repubblica in casi straordinari di necessità e urgenza. Questo dice la Costituzione. Normalmente si fa durante le lezioni di un corso di diritto costituzionale e di diritto pubblico, si fa il classico caso del terremoto. Si verifica un terremoto, c'è bisogno urgentemente di apportare delle modifiche normative e si interviene con un decreto legge. Decreto legge che poi il Parlamento deve in un qualche modo approvare, tecnicamente convertire in legge, entro 60 giorni. Se questo non accade, il contenuto del decreto legge è come se non fosse mai esistito, gli effetti che si sono verificati decadono. Ora, chiaramente questo è il nostro caso, è un caso che ci riguarda direttamente, perché nella disciplina, in tutta questa complessa disciplina che riguarda l'emergenza sanitaria, il governo ha approvato vari decreti, saranno 6 o 7, quindi. Ma i decreti legge sono in un qualche modo solo la punta dell'iceberg, perché questi decreti legge in un qualche modo facevano riferimento a ulteriori atti che sono poi quelli che conosciamo, che abbiamo sentito in televisione tutti, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, le ordinanze dei Presidenti delle Regioni, le ordinanze dei sindaci, eccetera. Ma questo tipo di atti in un qualche modo affonda le proprie radici anche in altre leggi preesistenti e in un qualche modo, in modo mediato, anche nella Costituzione. E mi rendo conto, il tema è parecchio tecnico e molto complesso, cerco di essere il più chiaro possibile. Esistono una serie di leggi, quelle che ci interessano di più in questo momento sono la legge del 78, la 833, che è stata istitutiva del sistema sanitario nazionale, che prevede dei poteri di ordinanza sia da parte del Ministro della Sanità, adesso Ministro della Salute, e sia da parte
di presidenti delle regioni e di sindaci. Un altro testo molto importante, forse ancora più importante di quello che abbiamo appena nominato, è il decreto legislativo numero 1 del 2018, che è il cosiddetto codice della protezione civile. È praticamente il testo su cui si basa il funzionamento del sistema di protezione civile in Italia, che prevede anch'esso delle norme particolari delle ordinanze, come il caso della legge istitutiva del sistema sanitario nazionale. Poi ci sono altre leggi ancora che prevedono delle ordinanze, il testo unico degli enti locali, che prevede le ordinanze dei sindaci e dei presidenti delle province. E sono tutti casi che in un qualche modo sono stati richiamati in questi due mesi, perché alcuni degli atti che abbiamo visto affondano le loro radici nella legge, nel decreto legislativo sulla protezione civile, nel codice della protezione civile, nella legge istitutiva del sistema sanitario nazionale, nel testo unico degli enti locali, qualcosina anche nel testo unico di pubblica sicurezza e poi in alcuni di questi decreti legge. Quindi è una costruzione, già quell'idea della catena in cui ogni anello si attaccava ad un altro anello precedente, inizia a diventare più complicato, perché alcuni anelli sono attaccati, ad alcuni anelli ne sono attaccati due o più, e in alcuni casi un singolo anello è attaccato ad altri due superiori. Quindi è un po' complesso, però cerchiamo di uscirne nel modo migliore. Perché ci interessa anche questa catena e qual è la peculiarità di questa catena rispetto al sistema normale? Perché altrimenti ci limiteremo a parlare del sistema delle fonti, non del sistema delle fonti in una situazione di emergenza. E che alcuni atti, queste ordinanze urgenti dei sindaci, del capo del Dipartimento della Protezione Civile, dei presidenti delle regioni, e anche quelle del governo, perché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri altro non è che un'ordinanza governativa. In un qualche modo questi atti possono derogare a delle leggi, cosa che normalmente non accade, proprio perché abbiamo detto che c'è una gerarchia tra le varie fonti del diritto. Le leggi sono al di sopra di questo tipo di fonti, che sono le fonti di tipo secondario, secondo alcuni, secondo altri non sono neppure delle fonti addirittura, e quindi queste che si trovano indubbiamente al di sotto della legge non potrebbero derogare la legge. Quando intendo deroga, intendo porre una eccezione in un caso specifico, magari anche limitata nel tempo, come nei casi di cui stiamo parlando. Perché questo può accadere? Può accadere perché il 31 di gennaio del 2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato uno stato di emergenza sanitaria legata proprio all'emergenza coronavirus. Non c'erano stati ancora casi nel nostro paese, forse erano stati scoperti, no, ma successe dopo, credo, il caso dei turisti cinesi trovati positivi a Roma. Ma del problema si parlava già, e le prime conseguenze di questa dichiarazione dello stato d'emergenza a noi sono passate praticamente inosservate, a molti di noi, perché sono consistite nei controlli di temperatura degli aeroporti che arrivavano dalla Cina, poi sono stati bloccati i voli dalla Cina. Tutto questo, perché è importante questa dichiarazione dello stato di emergenza? Perché questa dichiarazione dello stato di emergenza è un po' il presupposto di fatto che ha attivato tutta questa catena di ordinanze del Ministro della Salute, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, affondano in un qualche modo, hanno la loro giustificazione nell'esistenza dello stato di emergenza, proclamato il 31 di gennaio e che durerà per 6 mesi, salvo poi eventualmente, tutti quanti speriamo di no, essere prorogato ulteriormente. Dopo questa dichiarazione dello stato di emergenza, il primo atto che ci interessa, il primo atto rilevante, è stato un decreto legge. Un decreto legge
del 21, mi pare, no, del 23 febbraio, se non ricordo male, 2020, il decreto legge numero 6, che ha appunto previsto delle procedure particolari, ha previsto una serie di misure possibili che potevano essere prese da alcuni soggetti e ha previsto soprattutto le procedure e quali soggetti potevano prendere queste misure. Ed è qui che è stato previsto quest'uso di uno strumento che esisteva, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ma che abbiamo imparato tutti a conoscere, appunto perché è quello che poi concretamente ha limitato le nostre libertà costituzionali. E da questo decreto legge ne sono poi, a questo decreto legge si sono in un qualche modo agganciati anche alcune ordinanze dei presidenti delle regioni e poi anche alcune ordinanze. Successivamente questo decreto legge, nella parte che ci prima è stato convertito in legge, ma poi nella parte che ci interessa è stato abrogato e sostituito da un secondo decreto legge, per questo la storia è molto complessa. Il decreto legge 19 del marzo 2020, che ha modificato in parte le cose, però adesso magari lo vedremo nel dettaglio. La questione è, la prima questione che ci si è posti è questi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, pur non essendo delle fonti che hanno la stessa forza della legge, abbiamo detto possono derogare alla legge. La questione è però, possono incidere sui diritti costituzionali? Perché tantissimi dei diritti costituzionali sono stati in un qualche modo toccati da questi atti. Ecco, a questo proposito infatti le volevo proprio chiedere, ecco, questo stato di necessità e urgenza legittima effettivamente una restrizione delle libertà, diciamo così, massiccia, così effettivamente, diciamo, invasiva dei diritti personali? Adesso entrare nel dettaglio bisognerebbe esaminare provvedimento per provvedimento, non lo possiamo fare ovviamente in questa sede perché non basterebbero 24 ore di diretta, però possiamo cercare di indicare dei principi di carattere generale. Principi di carattere generale che poi eventualmente serviranno anche ad un giudice domani che dovrà verificare se effettivamente questi atti hanno rispettato quella catena che dicevamo e se anche il loro contenuto è in un qualche modo conforme e adeguato. La prima questione è che questi provvedimenti devono avere come obiettivo quello di contrastare l'emergenza sanitaria. Quindi un provvedimento che non avesse questo effetto di contrastare l'emergenza sanitaria sarebbe già in quanto tale manca di un requisito fondamentale. Oltretutto per alcuni dei diritti costituzionali, il classico il diritto di circolazione, l'articolo 16, che è fortemente limitato, non possiamo andare in giro come vorremmo, la Costituzione esplicitamente dice che si può limitare solo per due motivi e uno dei due motivi è un motivo di carattere sanitario. Quindi se si limitasse anche per altri motivi non sarebbe costituzionalmente legittimo. Quindi il primo elemento è che deve essere legato a questa emergenza sanitaria e deve non solo essere legato in astratto ma anche in concreto, cioè deve servire a superare questa emergenza, a limitare i danni o ad annullarli di questo virus. Quindi in ipotesi, faccio degli esempi assolutamente del tutto assurdi, ma forse ci consento, un'ordinanza che limitasse la circolazione alle persone che hanno i capelli biondi, ad esempio, sarebbe una cosa assolutamente incongruente con il fine, perché le persone con i capelli biondi non è che si ammalano di più di quelle che hanno i capelli neri. E quindi di conseguenza un primo elemento è verificare se c'è questo legame. E poi, visto che si tratta di un sacrificio di libertà costituzionali, questo sacrificio deve essere il minore possibile.
il minore possibile deve essere comunque in un qualche modo proporzionato anche al risultato che si vuole ottenere. Se ci sono questi elementi, di cui appunto noi ne parliamo in generale, non verifichiamo in dettaglio, questi provvedimenti possono essere legittimi. Se questi elementi mancano, allora i provvedimenti potrebbero non essere legittimi. Io su alcuni aspetti, francamente, su alcuni provvedimenti concreti, qualche perplessità ce l'ho sul contenuto proprio del provvedimento, in merito a questi parametri. Certo. Ritornando appunto a questa deroga, che poi diciamo anche, abbiamo detto, le autorità locali possono effettuare rispetto alla legge, al decreto legge in sé, ecco, come possiamo noi orientarci in questo mare immenso? Cioè, a cosa dobbiamo effettivamente far riferimento? Allora, qui la questione non è tanto la deroga al decreto legge, anzi il decreto legge è sempre in un qualche modo l'atto su cui si basano poi questi altri provvedimenti, non può essere derogato da questi provvedimenti, cioè questi possono derogare altre leggi ma non il decreto legge che li ha previsti. Allora, più che altro questi decreti legge, come ho detto, prevedono delle limitazioni possibili e poi soprattutto prevedono un procedimento, disciplinano dei procedimenti. Ovviamente lo strumento principe è quello del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che può riguardare sia l'intero territorio nazionale sia una parte del territorio nazionale, però sia nel testo del decreto legge numero 6, quello che poi è stato abrogato, sia nel testo del decreto legge numero 19, che lo ha abrogato e lo ha sostituito, è evidente che sono possibili su quelle materie su cui è intervenuto, sulle materie, sulle limitazioni delle libertà di circolazione, eccetera, possono intervenire anche delle ordinanze della regione e delle ordinanze dei sindaci. Con questa peculiarità però, si è anche detto che le ordinanze della regione, perché il problema è che cosa succede se l'ordinanza del Presidente del Consiglio dice una cosa e l'ordinanza di un Presidente della regione ne dice un'altra diversa e inconciliabile con la prima. Questa categoria di attività deve rimanere chiusa e quell'altro dice no, io li tengo aperti. O viceversa, devono rimanere aperte e quell'altro dice no, io li chiudo. E sono verificati dei casi di questo tipo qua. Che cosa succede? Sul punto i due decreti legge sono abbastanza chiari. Dicono che il presidente della regione, o meglio, si può intervenire con un'ordinanza di carattere, con un'ordinanza regionale, nelle more dell'approvazione di un'ordinanza statale, di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Quindi, in altre parole, prima che il Presidente del Consiglio dei Ministri disciplini un certo aspetto, la Regione può intervenire in anticipo. Ovviamente poi nel momento in cui interviene il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, questo sostituisce in un qualche modo quello regionale. Però questo non esaurisce le possibilità di intervento della Regione. Il decreto legge numero 19 è molto chiaro sul punto, dice che la Regione, quindi a questo punto, una volta che è intervenuto il decreto del Presidente del Consiglio, può intervenire prevedendo qualche cosa di diverso se nel frattempo, da quando è stato approvato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono sopraggiunte delle circostanze di fatto tali che rendono necessario dei provvedimenti in un qualche modo più restrittivi, più garantistici, che offrono maggiori garanzie per la salute pubblica. Non può però intervenire se non in queste situazioni, e anche quando interviene in queste situazioni non deve intervenire, deve intervenire sia nell'ambito delle sue competenze e non può toccare una serie di attività economiche che sono considerate rilevanti comunque a livello nazionale. Questo perché?
Perché alcuni hanno appunto suggerito il presidente della regione può intervenire se vuole proteggere in modo più intenso i propri cittadini rispetto alla regola generale. Ad esempio, in una regione c'è una diffusione dell'infezione decisamente più intensa rispetto ad altre regioni, il presidente di quella regione fa un'ordinanza con cui chiude un tipo di esercizi commerciali, ad esempio, che nel resto d'Italia è aperto. È possibile questo? No, non è possibile, perché sul punto poi c'è anche tanta giurisprudenza costituzionale, non ovviamente su questa questione dell'infezione del coronavirus, perché non c'è stato materialmente il tempo di avere le pronunce della Corte, però su altre questioni sì. La Corte ha detto che quando si verificano queste situazioni in cui ci sono più interessi costituzionali, perché qui noi abbiamo più interessi costituzionali distinti, da un lato c'è ovviamente il diritto alla salute, però dall'altro lato ci sono ad esempio una serie di interessi di tipo economico, che non sono meramente l'interesse del singolo a guadagnare, ma sono proprio anche l'interesse del paese a mantenere un certo livello produttivo, perché un calo brusco dell'economia avrebbe delle conseguenze devastanti. Quando il governo, attraverso questi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, o meglio, in teoria il Presidente del Consiglio dei Ministri, però sentiti una serie di ministri e anche i presidenti delle regioni, o i presidenti delle singole regioni quando le misure riguardano una singola regione, oppure la conferenza Stato-Regioni quando riguardano tutte le regioni. Il Presidente del Consiglio dei Ministri effettua quel bilanciamento di interessi tra questi diritti che nel caso concreto sono in contrasto, il diritto alla salute e al tempo stesso questo interesse economico che ha appunto dei riflessi anch'esso molto importanti. Questo bilanciamento è effettuato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Se noi permettessimo alla Regione di intervenire modificando quella decisione, modificando ovviamente all'interno del territorio di quella Regione, chiaramente, la decisione già presa dal Presidente del Consiglio dei Ministri, quindi ad esempio chiudendo una categoria di esercizi pubblici che si è deciso di lasciare aperti, di fatto stiamo consentendo al Presidente della Regione di fare un bilanciamento diverso. E quindi di tenere in maggiore considerazione uno dei tanti interessi che vengono in gioco. E soprattutto in queste questioni legate all'emergenza sanitaria, sappiamo benissimo che un intervento che in un qualche modo è eccentrico da parte di una singola regione può poi però comportare delle conseguenze a catena anche su tutte le altre regioni. E quindi il Presidente della Regione può intervenire nella misura in cui si è verificato un fatto particolare che richiede o su tutto il territorio della Regione o su una parte del territorio della Regione un intervento di maggiore tutela della salute, ma solo se questo intervento è successivo. Quindi, essendo successivo, non vale più in un qualche modo quel bilanciamento che ha fatto il Presidente del Consiglio dei Ministri, e il Presidente della Regione ne fa uno nuovo, eventualmente in attesa di un nuovo intervento del Governo. Un discorso simile vale anche per i sindaci, che però hanno delle competenze più ristrette, perché mentre il Presidente della Regione può intervenire comunque in deroga delle leggi, il sindaco no. Proprio questo si evince dalla lettura del decreto legge numero 19 del marzo 2020. Ho capito, benissimo. Una domanda, diciamo, anche un po' pratica.
Diciamo, quale sarà effettivamente, lei ne ha già parlato, diciamo, un po', la sorte appunto di questi decreti legge, e soprattutto faccio un esempio, ecco, se in questo periodo prendo una multa, ecco, un esempio molto pratico, e aspetto la fine di questo decreto legge, ecco, siccome poi gli effetti diciamo si annullano dall'inizio, ecco, posso evitare di pagare questa multa oppure no? Ecco. Io personalmente le consiglierei in generale, adesso non è che non è un consiglio, diciamo che cosa farei io, ecco, mettiamola così. Se io prendessi la multa non la pagherei subito, perché possono, in primo luogo può succedere quello che ha detto lei, cioè che questo decreto legge, che magari non è quello che prevedeva la limitazione che io ho infranto e per la quale ho preso la multa, no? Perché magari è prevista da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o da un decreto del Presidente della Regione. Se però in un qualche modo viene a mancare un anello, in questo caso il decreto legge che teneva in piedi il resto, ammesso che comunque questi decreti, queste ordinanze non sono riconducibili direttamente al codice della protezione civile, oppure alla legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, chiaramente. Se non sono riconducibili a quello, nel momento in cui viene a cadere il decreto legge, perché non viene convertito entro i 60 giorni, o perché il Parlamento si rifiuta di convertirlo, sulla carta potrebbe succedere anche questo, automaticamente cade tutto il resto e quindi anche la multa. Però in quel caso, se lei la multa l'aveva pagata, le devono restituire i soldi, a meno che il Parlamento, pur decidendo di non convertire il decreto legge, approva una legge che dice che è una legge che disciplina gli effetti del decreto legge non convertito, dice vabbè, chi ha pagato la multa, pazienza, non gli ridiamo i soldi. Dicevo, a parte questo caso qui, possono succedere tante cose, perché alcuni di questi provvedimenti potrebbero essere dei provvedimenti, ci possono essere, diciamo, sia dei vizi formali nel procedimento, tipo quello che abbiamo detto prima, viene a mancare un anello della catena e si porta dietro tutto il resto. Potrebbe essere che è un atto che è stato emanato da un'autorità che non poteva emanarlo, quindi una serie di elementi legati alla procedura. E poi può avere anche dei vizi nel contenuto, cioè la procedura è rispettata, però non poteva avere quei contenuti. Per quelle ragioni che abbiamo, a cui abbiamo fatto cenno prima, perché magari non è un provvedimento proporzionato, non è congruo, ma poi possono esserci anche dei problemi legati all'applicazione concreta. Noi ci ritroviamo in una situazione in cui c'è un sistema normativo ora molto complesso, in cui anche i giuristi faticano ad orientarsi per bene. Perché io adesso le ho detto una serie di cose dandole quasi per scontato, ma su ognuna o su quasi tutto quanto quello che le ho detto c'è qualcuno che la pensa diversamente. Quindi la situazione è molto complessa. Ci sono alcune centinaia di migliaia di dipendenti pubblici, parlo di carabinieri, poliziotti, vigili urbani, finanzieri, che si ritrovano in strada a dover applicare questi provvedimenti estremamente complessi che conoscono solo in parte, in minima parte molto spesso. A questo aggiungiamoci il fatto che a volte nell'applicare questi provvedimenti a volte si forza un po' troppo la mano, a volte ci sono delle decisioni, le leggiamo tutti i giorni dei casi assurdi sui giornali. Era dell'altro giorno il caso, l'altro ieri credo, una famiglia di Grosseto che stava andando a Pisa per un controllo medico, forse l'ha letto anche lei, immagino, della figlia piccola che aveva avuto l'anno scorso una grave leucemia, aveva avuto insomma, stava andando a fare un controllo, ha rischiato la vita, la bambina stava andando a fare un controllo medico, la bambina è piccola, ha 7-8 anni, voleva per forza che ci andasse la madre, tipo la madre non ha la patente, quindi c'era anche il padre, o era neopatentata la madre, non se la sentiva, quindi è andata tutta la famiglia, padre, madre e due figli.
li hanno multati perché hanno detto ci doveva andare una persona sola con il bambino. Poi la cosa è finita sui giornali, telefonate di scuse, multa annullata e va bene così, ecco, per carità. Però ecco, un'applicazione magari anche corretta da un punto di vista formale, però in una situazione del genere, in cui questa famiglia si sono mossi in quattro, ma erano quattro che vivevano nella stessa casa, non è aumentato di un millimetro la possibilità che contagiassero qualcuno, ne restassero contagiati, in una situazione del genere, poi così particolare. E poi ci sono anche delle altre applicazioni decisamente più aberranti, la multa perché il poliziotto, il vigile urbano ha deciso che la spesa che ha fatto la persona non giustifica il fatto che uno sia andato al supermercato. In tutti questi casi direi che ci sono buone probabilità che un giudice possa in un qualche modo annullare poi il provvedimento, quella multa in concreto, a prescindere dal fatto che possano cadere le ragioni su cui si basavano tutte le multe fatte. Quindi ci sono, diciamo, varie possibilità: da un lato che venga meno tutto. La cosa che ci interessa, che poi fuoriesce un po' dal diritto in senso stretto, ma è che tutto sommato in questa situazione non è che lo Stato o i presidenti delle regioni o qualunque altro soggetto, il sindaco, fanno questi provvedimenti con l'intento di raccattare i soldi delle multe. La questione è che questi provvedimenti in un qualche modo danno conto al cittadino, a volte anche appunto in modo eccessivo, anche aberrante in certi casi. Abbiamo letto le cose contro i runner, contro chi porta il cane in giro, eccetera. Servono in un qualche modo a far capire che la situazione è grave. Ed è l'idea della multa che magari dissuade tante persone dall'uscire o dal fare dei giri più lunghi, eccetera. E questo alla fine, quindi, anche se queste misure un domani dovessero giuridicamente cadere tutte, hanno comunque raggiunto il loro obiettivo, che è stato quello di disincentivare una serie di persone dal comportarsi in un certo modo invece che in un altro. Può piacere o non piacere, ma forse anche questo fa parte forse delle politiche normative di questo periodo. Almeno io lo sospetto che sia così. Va benissimo, professore. Se vuole aggiungere una qualsiasi altra cosa può farlo, però nel frattempo passerei, ecco, ai consigli di lettura. Ecco. Io mi avevate avvisato che c'era questa cosa, i consigli di lettura, per cui ci ho pensato. Devo dire la verità che avrei volentieri consigliato un libro che io amo moltissimo e che invece è odiatissimo, e che però immagino sia stato anche consigliatissimo, che sono I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, che ho letto 3-4 volte, credo, insomma. Però quindi non lo faccio. Non lo faccio, però un libro che avesse in un qualche modo a che fare con un'emergenza sanitaria lo volevo consigliare, e a questo punto pensavo a un altro libro di Manzoni, che è La storia della colonna infame, che per un giurista è anche più interessante dei Promessi Sposi, che comunque hanno dei risvolti giuridici comunque interessanti, anche i Promessi Sposi stessi. E invece il secondo libro che avevo pensato di consigliare, non consiglio ovviamente libri giuridici perché non sono così sadico, un altro libro che avevo pensato di consigliare invece è un romanzo che non ha nulla a che fare con le epidemie, ma è comunque un romanzo che ha a che fare con il diritto. È un romanzo breve, ben scritto, assolutamente scorrevole, ed è Porte Aperte di Leonardo Sciascia. Bellissimo, allora la ringraziamo per questi consigli di lettura e la salutiamo. Grazie mille di essere stato con noi e grazie a tutti coloro che ci hanno seguito. Io ringrazio voi e spero di non aver annoiato coloro che ci hanno seguito. No, assolutamente, anzi è stato molto chiaro e interessante. Grazie professore, buona giornata. Arrivederci.